Buongiorno, allora oggi parliamo di Octavia Vegon, siamo in Auto 90, sono in buona compagnia. Ciao Diego, stamattina siamo stati insieme tutta la mattinata. Tutta la mattinata, abbiamo studiato. Abbiamo studiato. Parliamo quindi di Octavia Vegon, sì. Proprio fresca fresca. Sì, esatto, abbiamo fatto il lancio la scorsa settimana della vettura e ce l'hai qui di fronte. Qui di fronte. Allora, io vedo che, vabbè, la prima cosa che salta subito all'occhio, la linea Skoda che si è veramente rinnovata, ancora più accattivante, devo dire molto molto interessante e intrigante. Cosa mi puoi dire del muso? Allora, ovviamente sai che la nuova linea è stata completamente rifatta, la macchina è nuova, telaio nuovo. Nella versione che vedi qui è un Elegance, potete notare subito il particolare di fare l'oxeno con lo sfondo scuro, comprensivo anche del lavafari. Sensori anteriori di parcheggio con il Park Assistant. Poi nel dettaglio andremo anche a parlare del sistema Park Assistant. Sì. Questa versione che vedi qui è un Elegance, qui siamo sul top di gamma. È un motore 2000, ricordiamo che per questa versione esiste anche il motore 1600 a gasolio, 105 cavalli. L'allestimento è unico, quindi possiamo scegliere indipendentemente il motore 1600 e il motore 2000. Quindi diciamo che quella che vediamo qua di fatto è l'allestimento unico al momento di Skoda Octavia Vegon. Vegon, Elegance, poi Elegance. Abbiamo l'Ambition, l'Executive, quindi hai diversi allestimenti a seconda degli accessori. Noti anche qui i sensori di parcheggio, sono a scomparsa, quindi sono quasi impercettibili all'interno del veicolo. Vengono messi sotto esclusivamente per avere la possibilità di dare col Park Assistant la massima efficienza di misurazione del parcheggio, perché ti ricordo che questa vettura ha, oltre al sistema Park Assist, anche una sorta di radar che permette di indicare... Vengo di qua così ti vedo meglio, scusa. Indicare anche l'area di manovra, quindi noi possiamo, ad esempio, scegliere il parcheggio. Ogni volta che comunque ruotiamo le ruote, quindi ci muoviamo, i sensori di parcheggio si direzionano a seconda della direzione dell'auto che l'auto sta seguendo. Questo ci permette di essere ancora più sicuri rispetto a un sensore di parcheggio normale. Tradizionale. Questa è una tecnologia sicuramente avanzata che il gruppo Skoda e Volkswagen monta sulle nuove Skoda. Sulle nuove Skoda. Mancorrente di serie, quindi è il mancorrente su tutte le versioni, in questo caso è la tonalità nera, puoi averla anche in colore grigio. In particolare è l'antenna squalo, quindi è la piccola antenna che ti permette comunque di evitare di smontarla magari quando vai al lavaggio. Sono particolari, come al solito andiamo nel dettaglio. Nel dettaglio, bene. E l'interno, visto che te lo apro direttamente da qua, vedi subito l'interno in misto pelle, quindi hai tessuto e pelle. Poi faremo una panoramica interna ancora più dettagliata, però giusto per dare un'idea. Un'immagine della vettura. Oh, poi stavo notando con piacere questo banner. Sì. Cioè qui si parla di con Octavia Care 190 euro al mese, manutenzione ordinaria, 48 mesi o 60.000 km al prezzo di un SMS al giorno, 4 anni di garanzia. Cioè, vista così sembra una cosa stratosferica, cioè ce la spieghi meglio. Allora, semplicissimo, è il nuovo finanziamento del lancio dell'Octavia, sia berlina che station, quindi questo noi adesso lo vediamo con la Vegon, ma hai su entrambe le versioni, e ti permette di avere un canone bassissimo, la manutenzione ordinaria, quindi tutti i tagliandi già programmati, la garanzia di 4 anni. Quindi sappiamo che una volta acquistata l'auto noi abbiamo tutti i costi relativi all'auto programmati per i prossimi 4 anni. Meno di un SMS al giorno, questo è lo slogan del nuovo Octavia Vegon, cioè ti permette di avere una rata bassa con un canone praticamente tutto compreso. Certo. Poi qui possiamo aggiungere il furto incendio, ricordo che abbiamo ottime promozioni sul furto incendio sempre con il gruppo Volkswagen, e i 4 anni di garanzia ovviamente questi ci pensiamo noi, vi li diamo in omaggio. In omaggio, ho capito. Bene, io nel frattempo passando per l'Octavia berlina, però voglio continuarmi a concentrare sulla parte Vegon. Come pneumatici, che tipo di... Allora, in questo caso ovviamente in questo allestimento montiamo dei pneumatici 225-45 cerchi da 17, quindi catenabili, bassi costi di manutenzione sui pneumatici. È un pneumatico comunque che dà un'ottima stabilità alla macchina, per questo vi invito comunque a provare a fare un test drive da noi. Potete contattare direttamente la mia email marchetti@auto90numero.net oppure direttamente il sito Skoda, e poi in automatico verrà poi
inoltrata al concessionario. Concessionario. Possiamo modificare anche i cerchi e mettere i cerchi da 18. Da 18. Molto bene, molto bene. Guarda, come linea ricorda un po' la cugina, no? La Volkswagen in questo caso, sì. Però diciamo così, con in salsa Skoda, che chiaramente sta cercando di diciamo così, rendersi sempre più accattivante per quelli che sono amanti di questo tipo di auto. Per cui io penso che valga la pena venirla a provare. Sì. Va bene. Siamo aperti anche sabato, ovviamente, lo ricordo, sia mattina che pomeriggio. Che pomeriggio. Bene, Luca, grazie. Grazie a te. Ciao, ciao.